Primo giorno di scuola all'Acerbo, è più emozionato il papà o la figlia? Papà. Perché hai scelto di frequentare il Tito Acerbo? Perché volevo studiare un pochetto di lingue di più. In particolare le piace studiare turismo, ci dice questa ragazza. Tante emozioni e tante aspettative da parte degli studenti e dei genitori che hanno accompagnato i propri figli allo storico Istituto Acerbo di Pescara, prima scuola in città ad aprire il nuovo anno scolastico che in Abruzzo è fissato per il 16 settembre. La dirigente scolastica con i docenti ha accolto gli studenti delle prime classi, domani sarà la volta di tutti gli altri. Ha voluto scrivere una lettera ai genitori, in particolare per una collaborazione con la scuola affinché non si ripetano più i tristi episodi di cronaca degli ultimi tempi. Poi annuncia tante iniziative legate anche all'estero e spera che tale scuola identitaria del territorio possa dare il proprio contributo come da parte degli studenti stessi. E questo anticipo perché abbiamo appunto la settimana corta. Riaprire la scuola è un po' riaprire l'occasione di vita dei ragazzi, perché la scuola è una seconda famiglia, quindi non bisogna considerarla come diciamo un passatempo o un parcheggio. Quali sono le prospettive e soprattutto i numeri che lasciano ben sperare? Allora, per quanto riguarda i numeri, noi siamo molto felici perché siamo cresciuti quest'anno, abbiamo 12 classi prime, quindi circa 250 nuovi allievi. Le prospettive sono davvero notevoli. Abbiamo, come diciamo, è connotato questo istituto, le varie attività. E da sottolineare una lettera che lei ha voluto scrivere ai genitori e agli alunni. Perché abbiamo bisogno delle famiglie, abbiamo bisogno del vero patto di corresponsabilità, perché la scuola c'è, ma la famiglia deve esserci anche lei nella trilaterazione. E l'alunno diventa alle superiori il protagonista della sua vita, quindi lo si reputa un po' più grande e di solito si allentano un po' le briglie educative. Il mio monito è proprio quello di aiutare aiutarci reciprocamente l'un l'altro. Le ultime vicende di cronaca ci allertano da questo punto di vista, noi non possiamo sottacerle, non possiamo far finta di niente. Valentina, primo giorno di scuola emozionata? Sì, abbastanza. Prego. Un po' in ansia, però tutto bene. Perché hai scelto l'Acerbo? Perché comunque dovrei andare. Vai, in bocca al lupo! Grazie. Valentina ha risposto agli appelli, ha varcato la porta del Tito Acerbo il nostro primo giorno di scuola, d'altra parte, che per questi ragazzi rappresenta anche l'inizio di una nuova pagina della loro vita, una volta ultimate le scuole medie.